Ed iniziamo così la video recensione dell'agriturismo Chinunno. Come avete visto, l'ingresso è con la card che si utilizza anche per attivare la corrente. Un luogo che già vi dico mi ha lasciato molto 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 soddisfatto, se non altro per la tecnologia utilizzata. Anticipo che questa è una recensione un po' al contrario, adesso capirete a breve il perché. Allora, cosa ci troviamo all'ingresso di questa stanza? Il controllo a muro del climatizzatore che è lì, controllo che in realtà lascia fare ben poco se non abbassare la temperatura, non la si può alzare. Climatizzatore che è davvero di buona qualità, di buona fattura, come il resto della stanza d'altronde, tranne che per una cosina che vi dirò. In questa camera troviamo un mobiletto dove mettere valigie, stipare altre cose, uno specchio, appendiabili, fantastico. E poi qui mi trovo un letto a castello che ovviamente non ho utilizzato, e un letto matrimoniale. Abbiamo poi questo mobiletto vuoto, telefono che credo serva solamente per chiamare i numeri di emergenza, prese accanto al letto comodissime. Troviamo poi una piccola scrivania con un TV, peraltro LG, di buona fattura, non è la solita cinesata un po' così. Vi faccio anche vedere le luci. Come vedete sono delle luci un po' vecchio stile, ci mettono un po' per riscaldarsi, ma una volta appunto che si riscaldano fanno una bella luce. Sono più o meno tutte così, questa è un po' diversa, però più o meno siamo sempre lì. Come stavo dicendo, scrivania dove troviamo un menu, anzi due menu, menu picnic e menu ristorante. Vi spiego dopo perché ci sono due menu. Poi troviamo queste due capsule per il caffè, c'è una macchinetta all'entrata, e poi una piccola guida al parco avventura che c'è qui vicino e una serie di indicazioni utili. Dépliant, boschi in Puglia, un dépliant istituzionale che descrive la situazione boschi in Puglia, e poi qui una graditissima sorpresa. Infatti, qui c'è un mini frigo con 4 bottiglie d'acqua, due naturali e due leggermente frizzanti. Ovviamente si può utilizzare per metterci cose che possono essere utili, dalle bevande ai cibi ai medicinali, quindi fantastico che ci sia. Materiali ottimi, buoni, non sono plasticosi, buoni materiali della stanza. Adesso vedete che già si è riscaldata la lampada e la camera assume una dimensione del tutto diversa. Troviamo poi dall'altro lato replica di quello che c'è qui, tranne che per il telefono, e poi un armadio abbastanza grande dove c'è il cuscino, coperte varie, insomma le solite cose. In questo caso la mia camera dà sul giardinetto interno, diciamo vista non meravigliosa, ma poco importa. Queste, se non sono ben chiuse, ovviamente come vedete fanno filtrare la luce, non c'è una serranda. Andiamo adesso nel bagno. Bagno davvero molto ampio, con questa finestra che si può aprire sia in questo senso sia nel senso classico. Accendiamo anche qui le luci e vi faccio vedere come il bagno porta a scorrimento. Come vedete, è tutto abbastanza nuovo e si è tentato qui di mantenere un certo connubio tra antico, classico, tra virgolette, con il legno e novità. Troviamo un lavandino abbastanza ampio, specchio, anche qui c'è la luce. Stessa cosa. Poi qui troviamo invece un ottimo appoggio a muro intelligente con il set di cortesia, bicchierino anche qui. E questo invece è il WC e il bidet. Qui troviamo una serie di tovaglie, davvero ottimo sia per quantità sia per qualità proprio. Questo è il riscaldatovaglie che adesso direi che non serve proprio. E qui invece abbiamo la doccia. Doccia che anche questa funziona veramente molto bene. Qual è la criticità in questo bagno? La carta igienica c'è, il phon c'è, set di cortesia c'è. Cosa c'è dunque che non va? Questo. Fa schizzi da ogni dove. Io sono d'accordo a mantenere magari dell'oggettistica un po' più classica, però se ci deve essere di qualità.
altrimenti non c'è senso, aggiustatela, sostituitela se proprio non si può sistemare, però davvero tutto perfetto, ma poi mi cadono su questi dettagli che sono importanti, cioè fanno la differenza, è un dettaglio che non è invisibile, si fa vedere ed è un gran peccato, è un gran peccato perché si vede che il posto è nuovo, peraltro gestito anche molto bene, ma adesso vi porto fuori perché questa struttura non finisce di certo qui. E stop un attimo, prima di passare al resto del video mi sono accorto che ho dimenticato nella fretta del weekend di dirvi due parole sul letto e sulla sua comodità. Il letto era qualcosa di perfetto, sublime, comodissimo, né troppo morbido né troppo duro, ma la cosa sorprendente è stata il cuscino. Penso uno dei cuscini migliori su cui abbia mai dormito sinora. Mi sono svegliato senza problemi di cervicale, cosa che ho solitamente quando dormo con il climatizzatore acceso, e molto riposato anche post gara. Non ho avuto un accentuarsi dei dolori che ho di solito, quindi davvero top e promosso. E adesso continuiamo col video. Abbiamo poi questo lungo corridoio che dà sull'ingresso. Luci che si accendono al passaggio, questa è una piccola sala, però qui non si fa colazione. Adesso vi spiego tutto. Questo è l'esterno della parte B&B. Perché vi ho detto che l'esterno è la parte B&B? Perché il B&B, cioè la struttura dove ci sono le camere, si trova a qualche metro dalla struttura in cui invece si fa pranzo-cena e dove si fa anche la colazione, dove insomma ci sono la maggior parte delle attrazioni. Ed eccoci in auto. Come vi ho detto, infatti, la struttura in cui si mangia, in cui ci sono varie attività, e adesso ve le descrivo, si trova a circa 500 metri, quindi bisogna necessariamente prendere l'auto anche per fare colazione. Si fa colazione in quella struttura. Questo che cosa vuol dire? Che non si può fare a piedi? Sì, volendo si può andare a piedi, ma sia per il terreno che la strada bianca, ecco, propriamente una strada bianca, sia che il clima in questo momento con il caldo afosissimo che c'è non credo sia una buonissima idea, soprattutto se si ha famiglia a seguito, rende l'auto assolutamente necessaria. Non è un disagio incredibile, si può tranquillamente fare davvero qualche metro, ma conviene farlo in auto. All'interno della struttura, che è enorme, ha sia la parte B&B sia la parte ristorante, dove peraltro vendono anche online i prodotti tipici del luogo. C'è una piccola parte della struttura che vende anche cibo da asporto, quindi per i picnic vari, se uno vuole prendere un primo o un secondo lo può prendere direttamente lì, mentre il ristorante, ed ecco perché c'erano i due menù, mentre il ristorante fa solamente menù fisso, salvo qualche piccola variazione che si può concordare, ma va concordata prima. Il menù fisso costa 33 euro a pranzo, 30 a cena, si mangia da Dio, sia per quantità che per qualità. Quindi, cioè, raga, io ho pranzato il primo giorno qui, non è stata una buona idea per il semplice fatto che poi dovevo andare a correre. Mi sono alzato non pieno, raga, di più, stavo esplodendo, tant'è che poi sul kart mi salì del vomitino, ma non perché il cibo fosse scarso, al contrario, era buonissimo, davvero tanta roba per il prezzo che ha, ne vale assolutamente la pena. C'è anche la fattoria con degli animali, sia qui accanto, non ho avuto il tempo di andarci purtroppo, sia vicino al bosco, sì, perché la struttura ha nelle vicinanze anche un bosco di proprietà che penso sia parte della foresta mercadante che c'è qui nelle vicinanze. All'interno del bosco della struttura c'è un parco avventura che purtroppo
non ho avuto modo di andare a visitare, e dico enormemente purtroppo, mi sarebbe piaciuto davvero un sacco, ma state vedendo qui delle immagini che ho registrato al volo. La struttura ha anche dei giochi diffusi un po' qua, un po' di là, per i bambini, e si presta benissimo, ma proprio bene 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 ai bambini. Insomma, non vi mancherà di certo il da fare. A livello di servizio devo anche dare un ottimo voto. Il ristorante ha dei camerieri ultra professionali, cioè roba da cose stellate, sia per completezza di informazioni, sia per comportamento, per portamento, per presentazione dei piatti anche. Cioè, ogni portata ti dicono che cos'è, se hai qualche dubbio te lo dicono, ma non con superficialità, ma proprio con classe, quindi davvero tanti complimenti. E non vi ho detto della colazione che ho inclusa, non ricchissima ma buona. Le bevande ne potete chiedere anche più di una, io ho chiesto un cappuccino e poi un caffè, non ci sono stati problemi. L'unico proprio, ma se devo trovare un pelo assoluto, ma proprio un pelino in tutta la struttura, ma è connessa poi alla sua natura intrinseca, sono le strade bianche. L'auto, raga, la dovrete lavare. Una volta che venite qui, l'auto va lavata assolutamente, perché si alza davvero un bel po' di polvere. E un'altra critica che può rimuovere è il fatto che il menu sia fisso. Cioè, io capisco magari che ci siano dei prodotti fatti qui direttamente, quindi ci sia disponibilità di quelli, e soprattutto magari il menu fisso consente di mantenere i prodotti freschi, però un minimo di elasticità, quindi magari un menu alla carta, anche se non ricchissimo, io ce lo vedrei bene. In conclusione, vi lancio una considerazione. Sto notando, man mano che giro, che i luoghi un po' più in provincia, qui siamo a Cassano delle Murge, provincia di Bari, cioè provincia della provincia, perché in provincia di Bari ci sono stato, quindi qua è proprio aperta campagna, sto notando una qualità più alta, che è un po' strano, o meglio, all'inizio mi ha fatto strano, ma proprio a livello di mercato. Perché? Perché se io vado in una struttura magari un po' più in centro, verosimilmente lì ci sarà più competitività, quindi altre strutture, quindi si gioca tutto sul prezzo e sulla qualità. Ma non è così, cioè io sono andato in posti dove ho pagato il doppio di quanto ho pagato qui, trovate quanto ho pagato in descrizione assieme a tutti i link, con una qualità molto minore sotto tutti i punti di vista, e lo sapete, ve l'ho raccontato negli altri video. Mentre andando più in provincia, spostandomi un po' di più, noto che a prezzi anche più bassi di quelli che si trovano, non dico in centro città, ma anche in una periferia più vicina alla città, sia una qualità molto maggiore, mi sento di dire molto maggiore. Certo, c'è il disagio che non è proprio vicinissimo, c'è il disagio che bisogna avere l'auto, però ne vale la pena, ne vale davvero tanto la pena, e non è una sola struttura. Ho notato questa cosa in più strutture, e questa cosa è una roba che a me fa un po' tristezza, perché credo che chi intraprende questo lavoro, un lavoro che abbia a che fare con l'ospitalità, nel fornire servizi sia di ristorazione che ricettivi, credo che bisognerebbe agire con l'unica stella polare della qualità. Ci sta a giocare sul prezzo, ci sta a giocare sull'offerta proposta, però, se io vado in un posto dove devo anche dormire, dove comunque ci devo stare, non vi dico che mi voglio sentire a casa pagando poco, però avere quei servizi, quella cura, quell'accoglienza che mi facciano quantomeno un minimo sentire a casa, cosa che in altre strutture non ho trovato e che qui invece devo dire proprio di sì. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi per la masseria agriturismo Chi Nun No a Cassano delle Murge. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di seguirmi sui social, Instagram e Facebook in particolare. Trovate tutti i link qui sotto e tutte le informazioni qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, e tenetevi aggiornati sul canale iscrivendovi e cliccando sulla campanellina, perché arriverà tra qualche giorno il video di Cassano delle Murge. Se state vedendo questo video più o meno una settimana dopo che è stato pubblicato, trovate già il video sul canale, quindi andateci, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!